quello dell'educazione alimentare, che è particolarmente importante perché costituisce l'obiettivo specifico di questa mozione, c'è anche quello di avvicinare i giovani al mondo del lavoro legato all'educazione alimentare. Penso per esempio a tutti quei corsi di laurea che si occupano di scienze della nutrizione umana, penso al lavoro nel campo dell'agricoltura, penso al lavoro nel campo delle tecnologie alimentari. Sono molte le opportunità di lavoro che possono essere offerte ai giovani in questo campo e come tali vanno mostrate e vanno opportunamente valorizzate. Il terzo impegno che noi sollecitavamo, ponevamo all'approvazione del governo, era quello che riguardava proprio la cultura del riutilizzo, non come una cultura dello scarto e quindi come una cultura negativa, ma piuttosto come una cultura intelligente della capacità di trasformazione dei cibi per poterne consentire, come dire, uno sguardo nuovo e quindi per poter facilitare un'assimilazione, una ridistribuzione e una condivisione. Grazie. La ringrazio. Adesso la collega Centemero, prego. Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la difesa della salute di ogni individuo passa dall'adozione di stili di vita corretti e coerenti. L'alimentazione si inserisce senza possibilità di equivoci tra i presupposti ineludibili della vita di ogni persona, costituendo la condizione base di un diritto che ogni nazione dichiara di voler assicurare ai propri cittadini e che viene indicato come benessere dell'individuo. Le rilevazioni effettuate negli ultimi anni indicano come nella popolazione giovanile crescano i problemi legati a cattive abitudini alimentari e alla pratica di stili di vita poco sani. Dal 1990 ad oggi si è verificato un allarmante aumento del numero di giovani in sovrappeso e con problemi di obesità, e la cifra sempre destinata ad aumentare giorno di giorno in più. Il modello alimentare italiano ha subito rilevanti trasformazioni, considerando che l'alimentazione non è più percepita solamente come un elemento imprescindibile della nostra vita. Questo provoca le ben note problematiche tipiche soprattutto nei giovani, come la bulimia, l'obesità, e favorisce anche, che ha portato a favorire anche comportamenti autodistruttivi come l'anoressia, l'etilismo. Quindi ci rendiamo conto che non è mai stato fatto abbastanza a livello dei processi educativi per prevenire tali rischi. In questo processo di mutamento va evidenziato il fatto che le nuove generazioni sono chiamate a confrontarsi ogni giorno con fattori di trasformazione sociale che condizionano fortemente e negativamente i comportamenti alimentari e le scelte fatte a tavola. Tra questi fenomeni ricordiamo per esempio la destrutturizzazione della preparazione dei pasti, la destrutturizzazione della giornata alimentare. Alla luce di questi fattori sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l'importanza di dover intervenire con urgenza per migliorare il quadro di salute soprattutto delle giovani generazioni, così come sono molte le sollecitazioni che inducono a considerare prioritario l'impegno della scuola in ogni ordine e grado nell'agire sul piano dell'educazione alimentare nel rispetto della propria specifica competenza educativa in collaborazione con le altre istituzioni nell'ottica di una reciproca valorizzazione delle relative peculiarità. L'impegno deve partire principalmente dalla scuola, proprio perché in questi ultimi anni ha visto allargare la propria responsabilità educativa a nuovi ambiti trasversali, tra i quali quello dell'educazione alimentare. Promotrice di cultura e di relazioni, la scuola può fornire alle famiglie e alla collettività gli strumenti necessari per comunicare e avviare un processo di reale cambiamento dei comportamenti alimentari. Oltre ai vari tentativi apportati nel tempo dal nostro legislatore, recenti iniziative in ambito comunitario hanno previsto l'introduzione di programmi destinati a migliorare l'accesso ai prodotti alimentari, con riferimento ai bambini che frequentano scuole materne, istituzioni di istruzione primaria o secondaria, amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti di uno Stato membro. Il regolamento UE numero 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nell'ambito delle misure di applicazione ha previsto a tale proposito una serie di norme di aiuto dell'Unione europea per la distribuzione ai bambini di ortofrutticoli anche trasformati, di banane e prodotti derivati per la fornitura di latte e di prodotti lattiero-caseari finalizzate a rafforzare il quadro educativo e informativo alimentare nel sistema scolastico per una corretta alimentazione per migliorare le abitudini degli adolescenti.
adolescenti. Inoltre, alcuni interventi normativi supplementari hanno stabilito nuove misure intese a riunire in un quadro comune due distinti programmi per la scuola. Frutta nelle scuole e latte nelle scuole, con l'obiettivo di affrontare con maggiore decisione il problema della cattiva alimentazione, rafforzare la dimensione educativa dei programmi e contribuire alla lotta contro l'obesità. Gli interventi adottati in sede europea, attraverso i suoi esposti programmi di sostegno finalizzati a instaurare un filo diretto tra aziende agricole e scuole, se da un lato rappresentano segnali incoraggianti, dall'altro ribadiscono la necessità di perseguire iniziative più rigorose per contrastare il fenomeno dell'obesità, specie quella infantile. Al riguardo, i risultati delle attività promozionali sostenute dall'Italia nell'ultimo periodo, come ad esempio il programma Frutta nelle scuole, sembrano ancora carenti e non pienamente in grado di invertire un trend che permane fortemente negativo, come dimostrano gli ultimi dati forniti dal Ministero della Salute, che confermano come l'Italia rimanga ai primi posti in Europa per l'obesità, con il 20,9% dei bambini in sovrappeso e il 9,8% obeso. Il programma di educazione sperimentale nelle scuole, annunciato nel marzo del 2014 dal governo Renzi, che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le scuole d'Italia a partire dall'anno scolastico in corso in occasione dell'evento universale dell'Expo, se da un lato rappresenta un'iniziativa di sensibilizzazione condivisibile sul tema del cibo sano e sostenibile per i giovani, dall'altro, se non adeguatamente sostenuto anche attraverso interventi finanziari, rischia di non determinare alcun effetto positivo in termini di conoscenza e divulgazione e di una corretta educazione alimentare nelle scuole. La necessità di intervenire in maniera più efficace in materia di educazione alimentare nelle scuole per migliorare il quadro di salute delle giovani generazioni risulta non più rinviabile. È quindi fondamentale incrementare l'attività conoscitiva e le linee guida dei metodi educativi alimentari che si intendono introdurre all'interno della realtà scolastica attraverso un'attività sinergica e di collaborazione, oltre che con le istituzioni nazionali e regionali, anche con il sistema delle imprese agroalimentari, direttamente interessate dalla distribuzione dei prodotti dell'intera gamma agroalimentare, e quello universitario della ricerca. In tale ambito occorre perseguire all'interno del sistema scolastico nazionale la promozione della cultura alimentare legata alla dieta mediterranea, riconosciuta come modello virtuoso di salute e patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO dal 2010, rafforzandone il valore attraverso un approccio sistemico attento sia ai prodotti che alle relazioni tra i soggetti che ad essi li legano. Inoltre, con riferimento ai programmi finalizzati a migliorare l'accesso dei prodotti alimentari nelle scuole, sia essi ortofrutticoli sia di altro genere, chiediamo di incentivare la diffusione di prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e in grado di migliorare la qualità nutrizionale dell'offerta alimentare proposta all'interno della ristorazione scolastica, proprio perché garantiscono un limitato apporto di emissioni inquinanti legate alla fase di movimentazione dei prodotti agricoli ed alimentari. È importante che il Governo intervenga poi in sede comunitaria per un'azione volta in via principale alla promozione e distribuzione dei prodotti agricoli, potenziando la dimensione educativa di programmi come frutta e latte, il cui processo comunicativo, volto a migliorare le abitudini alimentari, risulta in forte ritardo. Auspichiamo inoltre che il Governo provveda ad adottare ogni opportuna iniziativa per diffondere un modello agroalimentare basato sulla presenza dei prodotti del Made in Italy, il cui valore qualitativo e nutrizionale universalmente riconosciuto è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare all'interno delle scuole e ridurre le patologie legate al sovrappeso e all'obesità. Oggi quindi occorre riesaminare l'alimentazione italiana nella sua globalità, riportando in primo piano lo storico denominatore comune della pratica alimentare conviviale, semplice, misurata, economica e naturale, che da sempre si sviluppa nella famiglia ed è collegata alle vocazioni del territorio, alle stagioni, alla possibilità di proteggere la propria salute e di godere consapevolmente di un benessere personale e collettivo. Tutto ciò coinvolgendo non solo i giovani, ma l'intera popolazione nello sforzo di intrecciare e riannodare i fili che collegano i valori del paesaggio con quelli scientifici e tecnologici, delle filiere agroalimentari, dei saperi nutrizionali e delle abilità gastronomiche, con le storie alimentari delle famiglie e le tradizioni del territorio. In una parola, è necessario promuovere una vera cultura alimentare attraverso un approccio sistemico, attento non soltanto ai prodotti e ai soggetti, ma anche e soprattutto alle relazioni che li legano tra di loro. Attraverso questo approccio la scuola si configura come l'istituto sociale che prima di ogni altro può assolvere il compito di guidare il processo radicale di riassunzione
riappropriazione e di esplorazione emotiva e culturale del patrimonio alimentare del nostro Paese. La scuola si rivela il luogo di elezione per fare una vera educazione alimentare attraverso il suo radicamento territoriale, la sua ricchezza interculturale, il dialogo e l'osservazione quotidiana con i ragazzi, con il presidio costante e interdisciplinare del percorso formativo, con la possibilità di costruire connessioni cognitive mirate. La ringrazio. Adesso la collega Gagnarli, prego. Parentela al posto di Gagnarli, prego. Grazie Presidente. Le mozioni che ci apprestiamo a votare si inseriscono in un momento fondamentale. In Parlamento affrontiamo la riforma della scuola, che avrebbe potuto essere un'occasione importante per promuovere in maniera concreta l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, attraverso percorsi rivolti ad alunni e docenti inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori, andando così a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione dell'obesità infantile. Fuori abbiamo l'Expo, dove, mettendo per un attimo da parte gli scandali, la corruzione, lo spreco di denaro, si dovrebbe parlare di cibo, alimentazione, di come nutrire il mondo e quindi anche i nostri bambini. Sì, se ne parla, ma il tutto sotto gli sponsor invadenti di Coca-Cola e McDonald's, considerati i principali soggetti responsabili di un modello alimentare scorretto e sicuramente in contrasto con lo spirito.